Cambiamo nuovamente argomento, diritti, democrazia, solidarietà, aree interne, partenariato. Queste le parole chiave che hanno fatto da sfondo alla festa del terzo settore su iniziativa del Centro di Servizio per il Volontariato del Molise. Oltre 300 i volontari presenti alla festa del terzo settore andata in scena a Castelpetroso, un momento di formazione, riflessione, ma anche di festeggiamento. Questo ci conforta e soprattutto ci rende felici perché vuol dire che abbiamo lavorato molto con la nostra struttura, con tutte le associazioni del Molise, a 360 gradi. Forse siamo una delle prime CSV in Italia che lavora intensamente, nel senso come orari di consulenza, di formazione, comunicazione. Abbiamo dei dati superiori a altri CSV in Italia che hanno risorse maggiori. Quindi questo ci fa piacere e ci inorgoglisce. È un appuntamento che ormai annualmente con il centro di servizio proponiamo sul territorio regionale. Anche quest'anno c'è una bellissima presenza di tutti gli enti molisani e siamo felicissimi per questo, moltissimi volontari. Abbiamo deciso di parlare della forza del volontariato e dell'importanza che questi volontari e le loro associazioni hanno sul territorio proprio per rispondere a quelle che sono le esigenze e i bisogni di questa nostra realtà. Per cui è un momento di informazione, di formazione, ma anche di grande celebrazione. All'incontro presente anche il prefetto di Isernia, Franca Tancredi, che ha lodato il mondo del volontariato auspicando una maggiore partnership con gli enti pubblici. Non potevo non mancare e intanto ringrazio il dottor Massaro che ha voluto invitarmi per partecipare e essere presente a questo forum che riveste una particolare importanza, soprattutto dopo i 2 anni e sembra quasi comunque un argomento forse che ci rimbalza in continuazione, lo ripetiamo, però dopo i 2 anni di Covid è importante rivedersi, rincontrarsi e soprattutto rendere merito a quel volontariato che poi diciamo, lo consideriamo un po' l'asse portante del terzo settore, che ha supportato molto le attività delle istituzioni, degli enti pubblici, in tutti coloro i quali si sono spesi nell'interesse della collettività in un periodo pandemico particolarmente complesso. Quindi non potevo non essere presente, rendere veramente omaggio e poi soprattutto venire a conoscenza di queste realtà nella regione Molise, che è una piccola regione con tante potenzialità, veramente tante potenzialità, molte iniziative, iniziative costruttive e anche per sottolineare un'altra cosa, lavoriamo insieme, facciamo rete pubblico-privato, coprogettiamo, coprogrammiamo e facciamo partenariato.